Finalmente potremo riprendere le attività turistiche di Villa Medici del Vascello dopo molti mesi di stop, non vediamo l'ora. Inizieremo a poter accogliere i turisti da sabato 1 maggio e proseguiremo poi per ogni domenica e festivo. Lo facciamo con una grande novità che è il recupero funzionale, strutturale e il restauro del Tempio delle Nereidi, il tempio che si trova sulle rive del lago all'interno del nostro parco. È Laura Nardi dell'Ufficio Cultura di San Giovanni in Croce, responsabile per Villa Medici del Vascello, a dare la notizia perché non solo la struttura di San Giovanni in Croce legata a Leonardo da Vinci e alla Dama con l'Ermelino riapre con la zona gialla, per accedere alle visite sarà necessaria la prenotazione come richiesto dai nuovi protocolli, ma lo fa anche con questa novità. I mesi di chiusura infatti sono stati sfruttati per recuperare e restaurare il Tempio delle Nereidi, un tempo voliera e approdo per le barche, grazie al contributo di Fondazione Cariplo e Galle Terre del Po. Il restauro coordinato dall'ingegner Guido Favalli riporta un altro pezzo del complesso di Villa Medici al suo antico splendore, un restauro che rischiava di passare in sordina senza la possibilità di inaugurarlo a causa della pandemia, un momento dunque celebrato mediante un video che funge quasi da trailer cinematografico in assenza di altri strumenti in questa fase in cui gli assembramenti sono vietati. Il video rappresenta un ideale ritorno al tempio delle Nereidi, fanciulle ninfe acquatiche che troviamo nella mitologia, descritte come profondamente legate alla natura e creature assolutamente gioiose. Abbiamo immaginato questo ritorno per celebrare il nostro tempio e speriamo possa incuriosire molto anche i visitatori. Tra i motivi per scoprire o ritornare a Villa Medici c'è anche la riapertura e valorizzazione di un antico sentiero interno al parco che regalerà nuovi scorci. I turisti dovranno aspettare la prossima settimana per vederli, mentre i residenti di San Giovanni potranno già farlo questa domenica dalle 14 alle 19, durante l'apertura del parco a loro dedicata.